Buongiorno mondo, come andiamo oggi? Io sono Fabio e nel video di oggi vedremo qualcosa di estremamente importante, cioè come si può imparare l'inglese con le canzoni. Sono utili o non sono utili? Vantaggi e svantaggi. E come puoi vedere dalla qualità del video, a meno che non ho fatto un po' di casino con l'editing, e probabilmente l'ho fatto, vedi che la qualità del video è molto superiore rispetto agli altri. Perché? Perché ho comprato una nuova telecamera. Quindi, prima di fare il video, andiamo a provare questa telecamera. Mi hanno detto che quando si compra una macchina fotografica, la prima cosa che bisogna fare è fare 100 foto differenti, perché in questa maniera si scopre un po' come funziona la macchina e come funziona la fotografia. Allora, proviamo a fare queste 100 foto. Allora, eccoci qui di nuovo a casa per vedere assieme come si può imparare una lingua, in particolar modo l'inglese, usando le canzoni. Iniziamo subito con i fatti. Fatto numero 1. Le canzoni possono essere davvero molto molto utili per imparare una lingua. Fatto numero 2. Anche se sono utili, è più efficace usare un approccio che prevede sia canzoni sia perlomeno qualcos'altro, lettura, vedere film, eccetera, o parlare con la gente. Le canzoni da sole ci possono permettere di imparare una lingua, ma non sono da sole lo strumento più efficace. Vediamo adesso i vantaggi. Vantaggio numero 1. Beh, il vantaggio principale è che se ci piace una canzone, allora possiamo ascoltarla, riascoltarla, riascoltarla, riascoltarla praticamente per sempre, centinaia di volte. E possiamo anche leggere il testo ancora e ancora e ancora finché non abbiamo capito tutte le parole e memorizzato le parole e la fonetica inglese. La ripetizione è una parte fondamentale, se fatta intelligentemente. La ripetizione è molto spesso nelle scuole di lingua sbagliata, ma per le canzoni può essere un ottimo vantaggio. E la regola è sempre la stessa: facciamo ciò che ci piace. Se ci piace la canzone, possiamo farlo a lungo e questo ci permette di imparare davvero. Vantaggio numero 2. Possiamo leggere il testo e ascoltare le canzoni, quindi lavorare sul reading, la lettura, imparare nuovi vocaboli, espressioni, eccetera, e listening, l'ascolto, quindi capire come si pronunciano le parole, come si pronuncia la frase, la melodia della lingua. Vantaggio enorme. Vantaggio numero 3. Beh, un vantaggio principale è proprio il fatto che si usa una lingua vera, quindi potrei trovare slang, idioms, quindi espressioni, modi di dire, e ciò che la gente dice davvero per strada. Molto spesso invece i libri di inglese, i libri di testo, ti introducono un linguaggio che è assolutamente falso, che non si usa, che non ti aiuta quando poi andrai nel mondo vero. Vantaggio numero 4. Questo vantaggio è un vantaggio molto importante perché ci può permettere di assimilare dei blocchi di lingua e memorizzarli per come sono e farceli venire fuori in maniera automatica. L'esempio più classico è: If I were you, I would do this. Quindi, se fossi in te, farei questa cosa, una struttura grammaticale che è abbastanza complessa, ma che usando le canzoni e riascoltandola ancora, 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 diventa molto facile per noi e possiamo memorizzarla e automatizzarla. Momento degli svantaggi. Primo svantaggio. Beh, molto spesso si sa che le frasi nelle canzoni non sono estremamente realistiche, queste dovute a un fattore principale: il tempo. Il cantante deve tenere un tempo e deve far cadere l'intera frase in quel blocco di tempo. Quindi spesso si cambia il testo in qualcosa che è meno realistico. Svantaggio numero 2. Specialmente se ascoltiamo una canzone molto veloce, adesso va molto di moda il rap, eccetera, non è così facile, prima di tutto non è così facile seguire ciò che dicono, ma soprattutto la pronuncia sarà talmente veloce che sarà sfalsata dalla verità. Se tu provi a pensare, anche in italiano ci sono alcune canzoni che vanno così veloci che quasi si fa fatica a capire ciò che stanno dicendo. Noi non vogliamo questo, vogliamo una lingua che sia chiara e facile da capire. Svantaggio numero 3. Quest'ultimo svantaggio cosa consiste? Il fatto che se ascoltiamo un genere di musica molto particolare e ci piace quel genere di musica,
assimileremo un tipo di linguaggio molto specifico, come per esempio se guardiamo molti film d'azione che sono bellissimi per iniziare l'inglese, avremo un certo tipo di linguaggio che è molto volgare perché i film d'azione sono volgari. Se incominciamo ad ascoltare il rap, per esempio, perché ci piace molto, sappi che il vocabolario lì, le espressioni non sono qualcosa che tu vorresti utilizzare sempre nella tua vita quotidiana, magari con gli amici, in alcune situazioni sì, ma stai molto molto attento a imparare una lingua che si possa usare sempre. Questo è il segreto per poter imparare una lingua con le canzoni. Usa la testa, non ti focalizzare solo sulle canzoni, segui gli altri miei video, schiaccia quel bottone qua sotto, pam pam pam, per iscriverti al canale e schiaccia anche sulla campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video tu saprai esattamente quando è uscito e lo potrai vedere. E sapere tutti gli altri segreti per imparare una lingua, che poi non è una cosa così difficile, ci sono centinaia di persone o migliaia a sto punto che sono riuscite a imparare una lingua molto velocemente seguendo proprio questo genere di consigli, che sono un po' diversi da ciò che gli altri ti dicono, ma che funzionano molto meglio. Più o meno questo è tutto per oggi, e visto che l'ultima volta ti avevo lasciato con una pizza congelata e la gente mi ha detto Fabio, potresti fare qualcosa di più bello, vediamo una ricetta molto più originale che si chiama la porra antequerana, quindi di un paesino andaluso, una ricetta bellissima che è davvero incredibile specialmente d'estate. Ciao! Per finire ovviamente ricordati che puoi trovare tra l'altro il link qui sotto nella descrizione, puoi andare sulla mia pagina web o sulle mie pagine web e trovare un sacco di risorse incredibili per imparare l'inglese, alcune sono gratis, c'è un corso che ti spiega come imparare l'inglese partendo da zero totalmente gratis che si chiama Inglese a portata di mano, o puoi fare ovviamente se vuoi Inglese in 3 giorni che è il corso numero 1 al mondo come risultati, perché chi fa il corso senza fare nient'altro ma solo il corso, che sono 30 ore cortissimo, riesce a parlare l'inglese con i madrelingua, cosa che con qualsiasi altro corso non riesce a fare neanche dopo 10 anni. Quindi la scelta è molto facile, segui il link, iscriviti al canale. Ciao! Ciao!